questa piattaforma qua. Allora, chiudiamo i rendimenti un attimino. Il fabbri piccoli è questo indicatore qui che io ho messo di color azzurro, blu, insomma. L'ho settato a 12 perché è l'ovvio riferimento a un numero noto a noi, no? Che usiamo i cicli, ok? L'abbiamo visto il 12 anche sul Fabry R, per cui, scusatemi, posso vedere una cosa? Per cui sapete il perché del 12. Allora, sostanzialmente il discorso è questo. Io che cosa ho fatto? Ho fatto un lavoro dietro fabbri piccoli non di poco conto, perché in qualche modo, diciamola così, non voglio dirla questa cosa in questo momento, ma poi in Trading Room, se me la chiedete, ve la dico, ok? C'è modo online di trovare le posizioni dei piccoli, diciamola così. Il problema è che sono tante volte in ritardo e insomma, poi io ho bisogno di aver tutto davanti agli occhi sulla mia piattaforma. Per cui praticamente ho fatto dei ragionamenti per settimane dove alla fine ho craccato un po' come ha fatto Larry Williams, che continuerò a menzionare nella Trading Room e nei miei video e continuerò a ringraziare fino alla fine dei miei giorni perché mi ha veramente trasmesso dei concetti innovativi. E lui che cosa ha fatto, ad esempio? Lui ha craccato il COT. Io l'ho copiato, l'ho simulato nel suo far questo e ho craccato le posizioni dei piccoli con questo indicatore Fabry piccoli. Ok? Benissimo. Anche questo indicatore, ovviamente, lo potrete poi testare su più time frame, su più dove l'apre la finestrella. Ok? Lo potrete testare su più time frame, su più settaggi. L'alert lui suona quando va sopra i 70 o sotto i 30, ma voi qui gli mettete in input quello che vorrete. La soglia 200 è una soglia che diciamo non vi spiego perché è la cosa che ho craccata, ok? Che ho craccato. Va bene? Quindi anche questo lo potrete mettere. Ovviamente andrete in livelli, gli mettete i livelli che volete, gli potete mettere, faccio vedere per chi non lo sapesse, ma gli mettete livello 50 se vi interessa, gli date l'ok. Lui vi compare, adesso che l'ho toccato mi sta suonando. Qua ha fatto un po' di tentativi, eccetera. Quindi Fabri piccoli su euro dollaro. Vedete, ha messo adesso il pop-up e poi dovrebbe suonare 5 volte quando arriva veramente il segnale. Ok? Bene. Ora il 50 lo levo perché mi dà fastidio visivamente parlando, eccetera. Benissimo. Allora, sostanzialmente, come si usa questo indicatore? Quando l'indicatore va sopra i 70, io sullo strumento dove andrò ad agganciare questo indicatore andrò solo long. Quando l'indicatore andrà sotto i 30, io andrò solo short. Quando l'indicatore è qui in mezzo, lasciate perdere, lascio perdere, almeno personalmente parlando. Ok? Allora, siccome questo è un indicatore che mi analizza se la situazione mi dice se andare long o short, ma non mi dà necessariamente un timing d'ingresso, allora io gli ho messo un banalissimo, senza, come dire, sbeffeggiarlo, insultarlo, perché poi ci fa fare i soldi, per cui lo ringraziamo. Un banalissimo stocastico che avete sulla vostra piattaforma. Ok? Ve lo apro così vi vedete il settaggio. 35, 5, 5. Basta. Nulla di più di questo. Ok? Allora adesso io lascio non troppo zoom, tanto ho già segnato tutte le operazioni. Ok? Ok, poi voi al massimo andrete a rivedere queste giornate che tanto rimangono in un video registrato, quando lo avrete sul vostro PC andrete a confrontare e vedere se è vero o meno. Il succo del discorso è questo, ve lo lascio vedere un po' a colpo d'occhio, parto anche da qui, dal giorno di questa settimana, quindi dal 31. Allora, qui lascio questo zoom perché siamo sul grafico un minuto, per cui ripeto, tanto è facilissima la didattica. Sostanzialmente, e ancora di più la pratica, sostanzialmente il discorso è questo. Allora, io ho segnato solo dalle 9 di mattina perché spesse volte di notte questo indicatore lavora diversamente. Perché, ripeto, ad esempio, il Fabry R è un qualcosa che fa un qualcosa. Scusate, non riesco a spiegarmi meglio. Il Fabry piccoli, se va a prendere determinate posizioni, tendenzialmente, soprattutto sull'euro dollaro,
pensiamo di usarlo maggiormente negli orari dove i piccoli ci possono essere, dalle 8, 9 di mattina fino, qui ho segnato, alle 22, 21, insomma, ok? Quindi nella fascia oraria europea più quella americana, ok? Non quella asiatica, eccetera. Poi anche lì fatevi incuriosire sempre. Allora, quando l'indicatore, oppure quando io arrivi, o anzi, l'indicatore va sotto gli 0, 30, scusatemi, 30. Benissimo, io da lì cosa faccio? Vi consiglio, vi suggerisco di farvi incuriosire da questo stocastico e dire: fino a quando l'indicatore è basso, io devo andare short perché i piccoli si stanno mettendo long, quindi gli andiamo contro. Ok, anche noi siamo piccoli, però cerchiamo di diventare un po' più pro. Ok, allora io qui posso entrare short, io qui posso entrare short, io qui posso entrare short. Posso entrare short, cioè dove lo stocastico è alto. Ok, adesso io posso andare short. Poi cosa posso fare? Ovviamente dipende dalla vostra assiduità, dalla vostra frequenza, dai vostri obiettivi, nel senso che ci sarà qualcuno che scalperà, entrerà short qui, si chiuderà qui, entrerà short qui, si chiuderà qui, entrerà short in questa zona e si chiuderà qui. Ok? Però attenzione perché qui io ci arrivo con un indicatore che invece è salito. Per cui io che cosa ho fatto? Semplicemente, per quello che lo sto facendo vedere da distante e non le ho segnate ovviamente tutte, no? Ad un certo punto, ovviamente, quando diventerà long da qui, io potrei fare long qui, potrei fare long qui, potrei fare long qui, potrei fare long qui. No, qui non più perché si è abbassato, no? Quindi ne posso fare tante dentro queste finestre, ne posso fare tante. Ok? Adesso le guardiamo velocemente, ovviamente ci saranno anche quelle volte dove io mi prenderò una zona short da qui e andrò in stop loss. Gli stop loss li prendo, ok? Però solo segnando le finestre e ve lo do, tra virgolette, come compitino, poi vedrete voi se vi torna o meno. Ad esempio, io in questa giornata, e ribadisco che non c'è nessun tipo di problema di non andare a fare un webinar genuino e veritiero, nel senso che gli stop loss, ragazzi e ragazze, fanno parte di questo mondo, sono, qualcuno dice, sono gli unici costi che abbiamo, e sono abbastanza d'accordo, insomma, ma a parte quello, qui stiamo facendo statistica, per cui è impensabile di farne 100 giuste su 100. Ta-tan, provocazione, non è vero, le possiamo fare, dopo vi dico come. Però mediamente parlando, accettando un trading un po' più stretto come potrebbe essere questo, perché per farne 100 giuste di fila si fanno, ma bisogna lavorare e ragionare diversamente, e di oggi lo vedremo come. Allora accettiamo gli stop. Quindi il grafico è fatto, è ovvio che vedo che va su, però mi sbilancia ancora di più che dopo va ancora più su. E quindi Fabri, ma come mai qui entra short? Perché lui va a craccare dei comportamenti statistici. Quindi io cosa faccio? Se io entro short qui e mi chiudo qui, perché ovviamente io entro dove entra, questa è una tecnica. Io qui l'ho fatto, adesso vedremo il risultato di questa settimana, senza usare uno stop loss, ok? Per cui, qui non lavoro in percentuale, perché di là sul Fabry R so che su 20 pips gli metto la percentuale che voglio. Io qui preferisco lavorare con le mani libere, cioè darmi ad esempio un budget, per così dire, di 100 pips. Bene, finiti quelli ho perso. Quanto? Dipende dalla leva. Allora io qui vi suggerisco di farvi incuriosire, di lavorare a leva 1 o leva 2, in maniera tale che se io vado a lavorare a leva 1 ad un certo punto mi accorga sul mio conto di aver perso 100 pips, ho perso l'1%. Ok? E nel frattempo non uso degli stop loss, potrei metterne ogni volta entro qui, potrebbe chissà capitare che cosa, ad esempio elezioni americane, ovviamente lì faremo tutti i dovuti ragionamenti, però potrebbe capitare che io entri qui e mi vada su subito violentemente. Benissimo, ogni volta che entrate mettete uno stop loss antidisastro di 100 pips. Però si può tradare senza stop loss, a parte questo da 100 pips, e seguire l'oscillatore stocastico. Quindi io entro in questa zona e quando va a scaricarsi mi chiudo qui. Quindi qui ovviamente faccio un meno. Poi rientro qui e ovviamente quando l'indicatore qui va alto mi vado a stoppare e quindi qui faccio un altro meno. Poi però l'indicatore è alto, lo stocastico è basso, riesco a entrare qui e fare un più, eccetera, eccetera. Ok? Sono disegnati, poi andrete voi a controllare se sono giusti o meno. Secondo me sono giusti. Vado avanti, ve li faccio vedere un po' tutti quanti. Quindi qui ad esempio poi non li ho segnati tutti, cioè questa è una finestra long da qui ovviamente, e già lo stocastico è basso, per cui qui è un buy. E di nuovo, vi ricordate che qui poteva partire un micro 2?
Ok? Poi tutto torna, torna tutto. Bisogna diventare un po' bravini ad armonizzare il tutto, ma quando armonizzerete, allora secondo me stiamo veramente passando ad un livello superiore per tutti, cioè a livello pro, nel senso che si può vivere di trading, ok? Poi pensando al portafogli, scusate, apro questa parentesi. Di là addirittura potrò diventare ricco, non voglio illudere nessuno, ma se il portafoglio manterrà le aspettative non si sta parlando di vivere di trading, ma ben di più. Inizialmente invece si può parlare di vivere di trading dal punto di vista del trading discrezionale. Allora io penso che se dalla prossima settimana assimilerete questi indicatori e li userete come sto cercando di spiegarvi e come io stesso vado a fare in temporale in trading room, però non li faccio tutti perché sono un essere umano come voi, per cui ogni tanto devo anche riposarmi visto che parlo ininterrottamente per ore e ore tutti i giorni. Allora da soli potrete fare questo e il vantaggio lo abbiamo, punto. Non per fare un equity così, ma per fare un equity che tra sali e scendi, accettando gli stop loss, accettando la varianza negativa, ci faccia lavorare bene. Poi arriveranno i colpi di tacco, tra virgolette, dove ad esempio se io vedo che qui la finestra è long e qui mi accelera tanto ed è una spike e riesco a leggerla, a riconoscerla, mi faccio anche questo e non faccio long da qui con target qui, ma sono long da qui e in questa zona vado anche a incrementare, per esempio. Ok? Punto. Ad esempio ieri, poi qui ci sono delle zone dove la finestra è short in accordo col Fabry R, vi ricordate che noi siamo entrati l'altro giorno. Qua analizzavamo col Fabry R su grafico 5 minuti, siamo entrati sotto il punto di swing, qui così, poi ad un certo punto, se non ricordo male, in zona qua così o qua così ci siamo splittati, ma ad un certo punto, quando io sono short da qui e il Fabry piccoli mi dice che i piccoli si sono messi long e ho lo stocastico alto, io qui non solo non mi vado più a chiudere qui e faccio correre di più, per esempio, fino a qui, dove si è alzato. Ma posso addirittura incrementare il mio short qui oppure aspettare un po' e incrementarlo più in questa zona dove il Fabry R mi diceva che poteva respirare e ancora attaccare i minimi. Capite? Torna tutto. Bisogna però avere la pazienza che tutto torni senza andare a fare nessun tipo di forzatura. Si deve armonizzare il tutto in maniera stranaturale. Ok? Vi ricordate che ad un certo punto vi dicevo che il Fabry R, se bla bla bla, andavamo sopra il punto di swing, qui così diventava long? E allora io qui ancora non ho il Fabry piccoli che mi dice di andare long, ma ce l'ho qui perché lui non guarda necessariamente questo grafico, quindi può anche capitare che scendendo il prezzo lui mi vada a dire long. Ok, ho lo stocastico basso, io da qui sono long, oppure da qui sono long da Fabry piccoli che mi ha dato il long più Fabry R, e non solo, dopo vedrete delle piacevoli sorprese. Quindi io sul Fabry piccoli dovrei aver finito. Poi ovviamente ci saranno gli short in velocità presi bene, gli short andati in stop, ma magari questo short, puntini puntini, non lo faccio. Oppure lo faccio ma con un volume di ingresso più basso. Poi prendo questo long e poi se lavoro sempre e a queste ore, qui è più facile che magari sfarfalli il tutto, ma non c'è problema. Faccio un piccolo short e uno short in loss. Ricordatevi. Dai Fabri, non perdere il filo. Ah sì, ecco, qui vi ho detto, questo short magari non lo faccio, o magari lo faccio. Cosa sto dicendovi? Checklist. Allora, Fabri R, Fabri piccoli, currency screener, mateca e rendimenti. Magari se questo short viene appoggiato da tutti, lo faccio a leva 5, perché faccio farei lo short da Fabri R a leva 1, per esempio. Da Fabri piccoli, da currency, eh? Allora tutti e cinque mi dicono: cavolo, certo che lo faccio a leva 5. Se invece questo short me lo indicasse il Fabri piccoli e altri fossero flat, tutti gli altri fossero flat, lo posso fare a leva 1. Oppure se un altro mi indicasse, lo faccio a leva 2, eccetera, eccetera. Se invece ne avessi due di qui a favore dello short e tre di qui a favore del long, non faccio nessuno dei due, oppure 3 a 2 è uguale. Quindi l'importante è armonizzare in questo modo, ok? Scaricatevi questo programmino che si chiama VC, che vi permette di scarabocchiare senza sprecare carta, eccetera, e quindi vi disegnate sulla vostra piattaforma i promemoria come faccio io, e poi quando non vi servono più ve li cancellate. Sul Fabri piccoli ho finito, vi lascio solo, l'ho fatto prima di partire col webinar, questo piccolo appunto, andate a vedere, questa settimana sostanzialmente ha fatto questi trade.
con una ricompensa attesa di 6 pips, che in discrezionale non è assolutamente malvagio, e ha fatto 139 pips, il che vuol dire, rapportati a leva 1, ha fatto l'1,39. Poi non è vero, perché gli togliamo, anche se un po' gli ho già tolto, magari un po' di costi, però anche da qui si porta a casa un più 1, per esempio, leva 2 un più 2. Ragazzi, ragazze, consolidare questi risultati settimana dopo settimana è tanto, non è poco, ok? Quindi mettiamoci in testa che fare uno 0,5% pulito a settimana per 50 settimane che ci sono all'anno, eccetera, eccetera, ok? Bene, sul Fabri Piccoli ho finito.